Buongiorno amici che seguite il mio canale YouTube, eccoci qui ancora come di consueto per quelle che sono le previsioni oroscopiche di questa settimana. Una settimana che direi non si differenzia in maniera notevole e significativa circa l'oroscopo che abbiamo redatto la settimana precedente, perché di fatto i pianeti rimangono nello stesso segno, lavorano su decadi differenti, ma ben sappiamo che nell'oroscopia generale fare una distinzione tra decadi risulta irrilevante, non soltanto perché ognuno ha il proprio zodiaco, ma perché ben sappiamo che i pianeti agiscono all'interno del segno, quindi colpiscono prima o dopo un po' tutti. E c'è anche da sottolineare il fatto che il discorso delle decadi è più riferibile all'astrologia classica che all'astrologia contemporanea moderna, che ha una tipologia di interpretazione completamente paritetica al passato, diciamo che è un po' superata la suddivisione in decadi oggi come oggi. Ma ovviamente queste sono correnti esegetiche, astrologiche contemporanee, non sempre accolte da tutti. Ad ogni modo, questi oroscopi saranno, ovviamente, lavoreranno in modo tecnico, energetico. Partiamo con il segno dell'Ariete. Allora, questa settimana l'Ariete è innegabile che vivrà una settimana sulla falsa riga della precedente. Dico falsa riga perché la settimana si apre con l'opposizione della Luna e quindi delle difficoltà, delle ostruzioni a quelli che sono i normal programmi potranno accadere. Chi vedrà ritardarsi un incontro con un personaggio rilevante nell'ambito del lavoro, chi avrà delle difficoltà proprie legate anche alla salute, immagino piccoli acciacchi e niente di più, me lo auguro e sicuramente sarà così. Insomma, ci sono degli aspetti che pongono l'Ariete i primi 2 giorni della settimana ad avere non tutto così liscio come l'olio come desidererebbe, sia nel lavoro che nelle faccende private. Sicuramente l'Ariete è uno dei segni prediletti. Infatti, se voi avete modo di guardare gli oroscopi all'interno dello spazio Instagram che io redigo per Novella 2000, vedrete che l'Ariete è al secondo posto, ma combatte la pole position, il primo posto, con il segno successivo del Toro, perché in effetti questa è una settimana in cui poi l'Ariete verso il weekend sarà assolutamente privilegiato dalle stelle, e così lo sarà anche nelle prossime settimane. In questo momento l'Ariete deve prepararsi perché sta per vivere una trasformazione importante della propria vita. C'è un cambiamento che a partire da maggio avverrà, un cambiamento significativo, un cambiamento che non avverrà se non preceduto dai transiti che vediamo oggi alternarsi all'interno della costellazione e che sono specificatamente Venere e Mercurio, che saranno poi sostituiti nel mese di maggio dall'ingresso di Marte, che è proprio quello lì, il toccasana, l'asso nella manica, il jolly che l'Ariete dovrà giocarsi per cambiare tutte quelle situazioni che ad oggi sono ferme, stagnanti e non soddisfano più. Dunque sta arrivando per l'Ariete un cielo davvero sereno e questa settimana sulla falsa riga della precedente proseguirà nei propri intenti, nell'ottenimento dei propri traguardi. Per quanto riguarda i liberi professionisti, questa è una settimana molto buona. C'è anche questa settimana la capacità da parte del libero professionista di espandere la cerchia delle conoscenze. Questa Venere è un toccasana, una Venere che rende armonici, è una Venere che rende in empatia, in sintonia con gli altri. È una Venere molto bella perché non soltanto permette ai nativi dell'Ariete di entrare in connessione con chi gli sta di fronte, ma anche di entrare in connessione con se stessi. Quindi se l'Ariete viene da momenti di inquietudine, ha vissuto dei momenti difficili anche perché qualcuno magari non ha risposto adeguatamente alle aspettative arietine, ecco, la Venere nel segno è garanzia di un ritrovato equilibrio, di una ritrovata serenità. Quindi la settimana comunque parte con questa luna in contrasto, ma prosegue poi con un ascolto interiore, un equilibrio che farà di voi la differenza e vi elegge nel pantheon dei segni al secondo posto. Per quanto riguarda, dicevamo, i liberi professionisti, ma anche i datori di lavoro, questa è un'ottima settimana per stringere affari, soprattutto se dovete espandere la cerchia degli affari, se dovete contattare nuovi clienti o firmare dei contratti o far firmare dei contratti che garantiscano per voi un prosieguo economico, finanziario e nuove collaborazioni. Stessa cosa riguarda chi detiene potere, perché con transiti di questa levatura sarete in attento ascolto delle esigenze dei vostri dipendenti e riuscirete a trovare un punto in comune con chi, insomma, in qualche maniera non la pensa come voi o ostruisce la liberazione e il libero lavoro. Quindi una settimana in cui siete assolutamente portati all'armonia. Stessa cosa la presenza di Mercurio che regala degli spostamenti ai liberi professionisti, così come contratti nuovi ai datori di lavoro, ma anche agli stessi
questi liberi professionisti, immagine simmetrica speculare si ripone per i dipendenti, perché anche i dipendenti con questi transiti molto belli, molto positivi, molto felici, avranno delle opportunità di esprimere il proprio potenziale, la propria creatività, se il lavoro lo consente, o ad ogni modo di essere attenzionati da chi di dovere per ottenere quel risultato da tempo atteso, un trionfo, un successo, un piccolo traguardo è in arrivo. Anche una semplice pacca sulla spalla in questo momento è un corridoio per quello che Giove vi condurrà nel periodo maggio-giugno e a oltranza, e lo stesso Marte, perché sta per arrivare un salto di qualità all'interno della vostra azienda o all'interno di una nuova struttura aziendale che vi decreterà, insomma, con un pochettino più di potere. A voi piace il potere, vi piace il ruolo, vi piace essere padroni e leader della propria vita, e comunque siete dei leader nati, quindi insomma una promozione che vi acuisce nell'ambito del lavoro, del potere e del prestigio, dell'immagine, eccetera eccetera eccetera, certamente non vi fa schifo, come del resto per altri segni, e ben venga così, perché sta per arrivare qualcosa che vi porrà ad un gradino superiore. La coppia con transiti del genere, mi sembra anche abbastanza elementare sostenere che c'è una ritrovata armonia, cioè se la coppia non ha funzionato sino ad oggi, il weekend con questa meravigliosa proiezione della luna tra Sagittario e lo Scorpione promette molto bene. Mercoledì e giovedì la luna è Scorpione, quindi garanzia di carnalità sotto le coperte, garanzia anche di possibilità di fecondare, di gravidanze qualora steste cercando, e così anche giovedì e venerdì con questa luna in Sagittario, quindi apre un weekend che è bello movimentato, è bello frenetico, che vi può anche condurre ad avere una competition, una diatriba, un qui pro qua con qualcuno, ma ne uscirete sempre vincenti. E comunque anche il fine settimana con una luna quadrata a questi pianeti di transito, voi avrete aplomb, un modo differente di affrontare le diatribe, cioè sarete meno impulsivi, meno istintuali, e questo ovviamente è un grande traguardo per voi. I single proprio nel weekend con lo stimolo della luna in Capricorno sono adattissimi a nuovi incontri e alla possibilità di vivere con piacere degli incontri occasionali, dei treni che passano una tantum e che possono poi portare del piacere effimero, fine temporalmente a se stesso, ma che comunque è sempre ben gradito da un segno così attivo sotto le coperte come l'Ariete, così imprenditore anche nella sfera delle relazioni. Quindi vedete che la settimana veramente una settimana che vi premia. Diamo ai nativi dell'Ariete un bel 9,5, congratulazioni. Passiamo al segno che pare essere, da parte delle stelle, dal Pantheon stellare, il segno favorito della settimana. Partiamo da questo presupposto, che questa settimana i nativi del Toro hanno una costituzione energetica pressoché simile alla settimana precedente. La Luna, cambiando d'assetto e generando un'apertura nuova per i nativi del segno del Toro, porta degli stimoli che sono anche per voi, come per gli amici dell'Ariete, apripista di nuove situazioni. Questa è una settimana in cui la Venere non sta ancora ingressando completamente in Toro. La settimana prossima vi regalerà delle grandi soddisfazioni, delle grandi opportunità, ma è una settimana in cui cominciate a vedere il sole, non soltanto perché il sole ingressa nella costellazione del Toro e quindi inizia il vostro compleanno, il momento in cui le energie sono più alte in cielo per voi, perché il sole nella costellazione permette la vitalità del segno stesso, e se ben conosciamo la natura solare, sappiamo che tutte le stagioni stesse, la vita stessa è basata sul sole e sulla sua posizione, perché il sole è vita, dove c'è sole c'è crescita. Quindi sicuramente il sole in Toro questa settimana, altresì governato in nativo del Toro dalla Venere, porta un'apertura, un'armonia verso sé, verso gli altri a 360 gradi. Questo è un Toro che si sta preparando ad un cambiamento importante. Molti hanno già ricevuto dei grandi premi, dei grandi trionfi, dei traguardi, chi nel lavoro, chi nella sfera personale è riuscito a liberarsi da zavorre che rendevano più in prigione che innamorati o di successo nel lavoro. Quindi
C'è stato per il toro una svolta significativa, lasciando andare tutte le zavorre che, se un passato erano dei doni e dei premi, oggi invece sono e risultavano essere appunto un peso insostenibile. Quindi il toro si è sganciato da tutto quel karma nero che ad oggi gli consente finalmente di rinascere. La forma di liberazione dettata da Urano e Giove nel segno, e ad oggi col Sole di transito, sarà abbracciata oggi dal toro, che capirà l'importanza della libertà e l'importanza di essere visto per i doni e la grande creatività che si trova ad avere. Questo è un momento in cui il nativo del segno, soprattutto il libero professionista, può puntare verso le strette contrattuali importanti, verso strette contrattuali importanti. Ovviamente qui si diversifica il livello. C'è l'imprenditore che lavora all'interno di una realtà provinciale o cittadina, che chiaramente avrà dei successi, delle strette contrattuali valide e vantaggiose, che sicuramente condurranno a denaro. Sicuramente c'è una progettualità verso nuovi clienti notevole questa settimana. E poi c'è ovviamente il toro, che lavora su larga scala, e anche qui chiaramente l'intensità del transito si manifesta su una scala maggiore. Qui entra in gioco il vostro singolo zodiaco, la posizione della vostra scintilla divina all'interno delle correnti energetiche, quindi all'interno delle varie realtà che si incrociano e si intrecciano all'interno di questo mondo. Vero è che con transiti del genere il concetto di progettualità non manca, sia per il grande o per il piccolo imprenditore, il libero professionista. Anche il dipendente, quello più voglioso di cambiare, pur avendo e ricevendo ad oggi degli stimoli molto positivi all'interno dell'ambiente lavorativo in cui si trova, ha la necessità di voltare pagina, ha la necessità di ricevere qualche energia nuova, perché il concetto di rinnovamento rimane per tutti i nativi del toro, malgrado abbiano già voltato pagina, attuato quella svolta. Qui è un momento per voi karmico, che vi regala non soltanto le giuste intuizioni, perché le antennine che avete sono molto più aperte in questo momento con i transiti di cui abbiamo parlato, ma vi regala anche la possibilità di mettere in atto quel miglioramento che da tempo avete in mente. Qui mi riferisco al dipendente che magari si trova costretto, per ragioni contingenti al piacere del proprio lavoro, a dover lavorare. Non so, quel papà di famiglia che deve per forza lavorare per portare a casa la pagnotta per i propri figli, quella mamma che deve fare il doppio lavoro per adeguarsi alle esigenze della società contemporanea e soddisfare le esigenze dei propri figli. Quindi qui entra in gioco ovviamente la realtà individuale, ma questi pianeti garantiscono delle buone nuove che, se non sono ad oggi arrivate, giungeranno a breve, e non soltanto sul piano pratico le garantiscono, ma anche sul piano energetico, rendendovi molto più ottimisti, molto più vivaci, molto più frizzanti, molto più disposti allo spostamento e al progetto, e vi rendono sicuramente, avendo un setting mentale di questa levatura, molto più vincenti anche nell'affrontare la routine e il quotidiano. Le coppie. Se la coppia funziona, se la coppia va avanti, in virtù anche dei cambiamenti di cui abbiamo parlato nell'incipit del segno del toro, questa è una settimana bella, perché la Venere sta per ingressare, il Sole nel segno, il concetto di progettualità, il concetto di vivacità si manifesta anche nella coppia, sia essa in una condizione di completa sintonia, di sintonicità, sia essa in una condizione di equilibrio e squilibrio, di fluttuazione energetica. È un momento in cui da ambo le parti, in qualsivoglia situazione, il nativo del toro cercherà un punto medio, quindi cercherà di trattare, qualora proprio nelle giornate centrali della settimana, mercoledì e giovedì, con questa luna in opposizione del segno, qualche qui pro quo può sorgere. Qui questo qui pro quo può anche riferirsi esclusivamente alla sfera lavorativa, ma anche lì la ricerca della mediazione da parte del nativo taurino è talmente forte, talmente importante, talmente decisiva questa settimana, che eviterà certamente ogni futile scontro. Quindi sia nella coppia che nelle relazioni con terze parti sicuramente c'è la possibilità, e c'è la grande possibilità, che il nativo del toro eviti il contrasto, il confronto.
I single con un dodicesimo campo così attivo in questa Venere e Mercurio, con un undicesimo campo legato a Saturno Marte, saranno molto decisi. Quindi, se c'è qualcuno che vi piace, fatevi avanti, i pianeti vi sostengono. Se già state frequentando qualcuno, la vostra voglia è quella di costruire qualcosa di stabile, di solido. Non avete più voglia di perdere tempo, non avete più voglia di essere leggeri, avete voglia di costruire i pianeti. In questo vi sostengono tantissimo. È un momento in cui il Toro veramente vive di riflessi planetari sorprendenti e molto, molto, molto buoni per quanto riguarda i progetti a medio-lungo termine, perché tutte le attività che nascono in questo momento sono destinate ad un'energia di fortuna, di ricchezza, di prosperità a lungo raggio, ma che si manifesterà. Quindi è veramente un periodo in cui il 10 non ve lo leva assolutamente nessuno. Segno dei gemelli. Allora, i nativi del gemelli hanno ovviamente una, come l'abbiamo detto, un combattimento energetico, detto in modo molto semplice. Da un lato abbiamo la presenza ancora importante di Saturno, Nettuno e Marte nel segno dei pesci che ostacolano il fluire e l'energia fluida dei nativi dei gemelli, generando delle situazioni mediante le quali i gemelli devono prendere atto che la propria forza di volontà è l'unico elemento risolutivo di situazioni che non possono essere risolte altrimenti. Mi spiego meglio: se da tempo attendete che i miracoli divini o terze parti o persone attorno a voi risolvano delle problematiche, o perché siete in attesa di comunicazioni o perché vi aspettate che in termini di ruoli sia più giusto che qualcuno faccia per voi e risolva per voi quella, sbrogli per voi quella matassa, ecco, questa settimana voi prendete atto che forse è bene che quella matassa ve la sbrogliate da soli ed è anche in termini di tempo un grande risparmio. Quindi questi pianeti che quadrano il vostro sole vi consapevolizzano del fatto che l'azione propria vale molto di più delle attese, pur essendo le attese giustificate anche da persone che magari detengono un ruolo completamente differente e per cui in quel momento lì è più giusto che attraverso il loro ruolo si muovino per smuovere le vostre faccende. Mi riferisco ad una causa giuridica in cui magari siete in attesa che qualcuno sbrogli delle matasse per voi, qualche comunicazione. Ecco, in quel momento lì voi sarete, in questa settimana voi sarete molto molto più attenti ai moti della vostra vita e di quella faccenda che vi attanaglia nel pensiero, nel cuore, e vi muoverete per risolverla. Una settimana tosta anche per il libero professionista. Sono transiti meravigliosi quelli che avete, eh? Avete sia la Venere che Mercurio al sestile del vostro Sole gemellino all'undicesimo campo solare, che è una garanzia per nuovi contratti, nuove relazioni, ma soprattutto per portare avanti in maniera armoniosa quello che avete già nel piatto in cui mangiate. Quindi una settimana in cui sarete anche grati sotto certi versi. E questa dicotomia di cui parlavo inizialmente è legata al concentrato di pianeti quadrato dal segno dei pesci a questo meraviglioso sestile generato da Venere e Mercurio dell'Ariete, che comunque è un sestile veramente toccasana, soprattutto nelle relazioni, sia di coppia che professionali. È un momento in cui i gemelli devono compiere un salto di qualità e si avvicina altresì un evento che vi porterà in una condizione di successo, di trionfo. Maggio è il vostro mese, è l'inizio di un momento per voi idilliaco che durerà un anno intero e che vi vedrà protagonisti di più cambiamenti. E voi stessi non soltanto sarete protagonisti di questi cambiamenti, ma anche chi vi circonda e chi è legato a voi potrà portare buone nuove alla vostra vita e regalarvi così un anno veramente meraviglioso. Per un anno che va da maggio a maggio, e non dimentichiamocelo che è connivente al transito di Giove nel segno dei gemelli. È una settimana questa per il libero professionista in cui nuovi contratti non mancheranno. Ripeto, è una settimana in cui tutto ciò che c'è già nel piatto viene a essere consolidato e emancipato. Quindi è di base una settimana positiva nelle relazioni. Il libero professionista che è desideroso di espandere il portfolio clienti questa settimana ha una marcia in più, ha la fortuna dalla sua.
Stessa cosa il dipendente, perché se questi pianeti attanagliano il dipendente circa la possibilità di cambiare lavoro, e parliamo nello specifico della quadratura Saturno-Marte-Nettuno che si manifesta in pesci, dall'altro lato c'è anche la voglia di evadere e si avvicina un momento in cui molti dipendenti faranno quel salto di qualità, perché se siete stanchi del posto in cui state, se non siete gratificati, questa Venere-Mercurio vi regalerà una settimana in cui tutto sommato potreste accontentarvi e sedervi sugli allori, ma questi pianeti della quadratura vi regalano altresì un'immagine vostra di un futuro diverso in cui vi vedrà protagonisti all'interno di un'azienda, di un negozio, di uno shop completamente differente rispetto a quello che state vivendo. Quindi si proietta in voi un'evoluzione, questa settimana rimane comunque una settimana positiva. Per quanto riguarda la coppia, bella la coppia che funziona, perché con questi pianeti potete realmente progettare anche un matrimonio, una luna di miele per il tot di anni che avete fatto insieme, potete progettare un viaggio che consolidi il rapporto, vi sentirete molto uniti, molto in sintonia, sebbene si alternino in voi momenti anche di nervosismo, perché questa luna è birichina questa settimana, nella fattispecie proprio il fine settimana tra giovedì e venerdì, con questa luna che si opporrà al vostro sole, qualche momento di difficoltà ci sarà, qualche momento di nervosismo di cui proprio si manifesta, ma è una settimana molto molto bella, ripeto, perché al di là di queste fluttuazioni momentanee e provvisorie della luna, è una settimana veramente tosta, veramente bella per la coppia che è da tempo insieme, perché la fortuna vi abbraccia, la fortuna vi rende ancora, fortuna di avere questi pianeti così splendenti nel vostro zodiaco vi rende ancora di più uniti e progettuali. Non dimentichiamoci che il Sole ingressa nel dodicesimo campo, vi rende interiormente attivi, vivaci col concorso di Giove e Urano. Veramente una settimana molto bella, molto positiva. Infatti siete nella, diciamo, non dico nei posti più alti della classifica, però siete insomma nella parte alta della chart della settimana. Per quanto riguarda la coppia, dobbiamo sottolineare anche questo, perché se la coppia non funziona con questi pianeti, questa settimana c'è un momento di reestablish dell'equilibrio. Però non possiamo dimenticarci che l'ingresso di Giove al Sole rappresenta un successo simbolico o pratico. E molte coppie che non funzionano con l'inserimento di Giove nel segno può anche indicare una liberazione da un peso karmico. Quindi anche questo Giove può portare un successo simbolico, nel senso che prenderete atto del fatto che questo pattern non funziona più e vi staccherete molto bene. Perché se da tempo trascinate un legame che non funziona, ecco qui Giove, il Jolly, che vi aiuta ad avere quella forza sufficiente per cambiare le carte in tavola. Questa settimana, comunque, è una settimana in cui anche la coppia che non funziona, lo ribadisco nuovamente, ritrova un equilibrio. Single. Allora, single in questa settimana non è una settimana di incontri occasionali, passionali, vulcanici, veraci, no. Una settimana in cui sarete più portati ad incontrare amicizie, a vivere la mondanità o comunque il quotidiano con forme di piacere leggero. Può essere una cena con amici di vecchia data, può essere un'uscita al cinema, può essere un ristorante con un ex partner o con una persona che amate all'interno del nucleo familiare. Ma rimane una settimana più ascrivibile alla sfera del cuore, nelle molteplicità e nelle sue sfumature, che a quella carnale. Quindi devo dire che anche in questo caso il Gemelli trova un perfetto connubio tra la sessualità e l'armonia, senza essere troppo spinti. Quindi il perno della bilancia, l'ago della bilancia non è così, diciamo, indicatore di una sessualità così forte come lo è stata nelle settimane precedenti, ma ritrova un equilibrio tra un desiderio di stare in compagnia, quindi amare platonicamente il prossimo, amicizie e familiari ovviamente inclusi, che una carnalità effimera fine a se stessa. Quindi c'è un buon equilibrio anche lì. Gemelli ricevono un bel 9, congratulazioni. Passiamo ai nativi del Cancro. Allora, i nativi del Cancro questa settimana, anche qui vivono su quella che è la falsa riga, pardon, descritta ovviamente nell'oroscopia generale della settimana precedente. Cioè, a livello tecnico non abbiamo un cambiamento planetario che consente ai nativi del Cancro di liberarsi da alcuni ostacoli che i pianeti Venere e Mercurio nello specifico sostengono. Questa è comunque una settimana in cui i nativi del segno ricevono degli aspetti armonici dal
uscire al sole, il che dà già una buona dose di vivacità ai nativi del Cancro, cosa che magari negli ultimi tempi non avevano perché si sentivano più spenti alla vita, si sentivano un po' annoiati verso la vita stessa perché non offriva degli stimoli di cambiamento. Bene, sappiate che con gradualità tutto cambierà. Questi pianeti di questa settimana vi invitano a rivedere innanzitutto i vostri progetti, a capire la strada da intraprendere per il vostro futuro, ad essere meno dubbiosi sul da farsi, perché molti di voi hanno le idee chiare, ma tanti non hanno la strategia giusta per ottenere quel goal personale o professionale, cioè avete l'obiettivo, ma non avete la pianificazione necessaria per raggiungerlo. Bene, questa settimana col concorso di Venere, Mercurio e la quadratura e la Luna che risveglia questi pianeti proprio nelle giornate di giovedì e venerdì, vi consentirà di avere quelle intuizioni in più, quel piccolo granellino di sabbia in più che vi consente comunque di arrivare alla vostra meta. Quindi anche questa settimana è una settimana fautrice di evoluzioni nel piccolo o nella larga scala. È una settimana in cui il datore di lavoro può sicuramente essere soddisfatto perché ha mole di lavoro e ha anche la possibilità di spostarsi di più per stringere affari. Questo riguarda sia il datore di lavoro che magari ha più realtà professionali a cui attingere, sia il libero professionista che si trova a faticare per portare a casa la pagnotta. Questa settimana le opportunità di lavoro non mancano, vi muovete, vi spostate, c'è una firma contrattuale nuova, c'è un rinnovo per alcuni, ma invece ci sono novità per altri. La Venere che quadra il Sole è comunque un momento importante di svolta per tutti quei liberi professionisti che magari da tempo trascinano un cliente, trascinano una collaborazione aziendale, trascinano una situazione che ormai è infruttuosa e prendono atto anche col concorso di Saturno, Marte, Nettuno, che il cambiamento deve essere dietro l'angolo e che il cambiamento ci sarà. Con la complicità del Sole, con la complicità dell'unione Nettuno e Marte al trigono del Sole Cancerino, è un toccasana perché potreste giocare d'astuzia, cioè fare delle richieste a un datore di lavoro, a chi detiene potere, per un'eventuale promozione, per un'eventuale emancipazione del vostro ruolo, per un'eventuale vostra, diciamo, gratifica. Qui ovviamente il ventaglio di tipologie di gratifiche personali è molteplice, è ampio, ma è una settimana in cui se osate otterrete. Ed è una settimana anche in cui il dipendente può realmente far fronte a richieste che otterranno un sì, un consenso da chi detiene potere. Anche il dipendente ha l'apertura planetaria giusta per poter chiedere ed essere esaudito. Il dipendente invece che non ce la facesse proprio più, che dice io non ce la faccio più a stare all'interno di questo lavoro, voglio cambiare, si muova, perché questa settimana col concorso del Sole in sestile al vostro Sole Cancerino e col concorso di Marte, Nettuno e Saturno al trigono, potreste muovervi nella direzione più giusta, istintualmente, intuitivamente, che vi consentirà poi l'apertura di un nuovo incarico proprio nella seconda parte dell'anno. Quindi vedete che con gradualità, dipendente, datore di lavoro, chi detiene potere, chi subisce il potere o comunque chi lavora a stretto contatto con persone di potere, comunque si tratta di graduale evoluzione e quindi è un aspetto zodiacale, vostro cancerino che vi appartiene da questa settimana, ma anche nelle settimane precedenti. Per quanto riguarda il rapporto di coppia, qui si distingue la coppia che funziona dalla coppia che non funziona. Lo facciamo un po' per tutti i segni, ma in realtà a maggior ragione il Cancro in questo momento deve vivere questa in modo specifico questa distinzione. Perché se da un lato la coppia che funziona può ricevere, soprattutto nel fine settimana, con la Luna all'opposizione del Sole che accende la quadratura di Venere e Mercurio, può ricevere delle energie disarmoniche o con una frequenza vibratoria non tanto felice e fortunata, e dunque ritrovarsi all'interno di qui pro quo, all'interno di incompatibilità legati a argomenti di piccolo grande taglio. Ecco, la coppia invece che funziona questa settimana
deve fare attenzione perché possono sorgere delle difficoltà conversative, di compatibilità, di sintonicità, che potrebbero lasciare l'amaro in bocca. Ora, se la coppia funziona, superate, perché è una quadratura di Venere-Mercurio con l'attivazione della Luna, poi c'è tutto un aspetto molto rilevante che è legato ai pianeti fondamenta dello zodiaco, quindi Saturno-Marte, lo stesso Nettuno, lo stesso Urano, lo stesso Giove. Quindi, se la coppia funziona, i cui proposti manifestano, ma superate. Se la coppia non funziona, con transiti di questa levatura, potreste acuire quel gap sintonico che c'è tra di voi. E dunque essere più portati a consapevolizzare e a essere coscienti del fatto che forse il legame non fa più al caso vostro, perché il legame si evolve, le coppie si evolvono, le persone si evolvono, non sempre ci si evolve nella stessa maniera, sia nella stessa intensità che nella stessa levatura. Ci sono differenze che vengono a essere messe in atto e i pianeti, soprattutto per voi cancerini, pongono l'accento su questo aspetto questa settimana. Ed ovviamente è significativo porre queste differenze. I single, single con Marte, Nettuno al trigono del Sole, beh, questo è un significato abbastanza classico, astrologico, che possono divertirsi carnalmente anche sperimentando con la notevole creatività a cui saranno e a cui sono destinate questa settimana gli incontri sotto le coperte. Attenzione a non vivere di false illusioni, perché molti di voi potrebbero avere un incontro che poi potrebbe risultare un calesse, una perditempo. Nettuno e Marte al trigono del Sole risvegliate dalla Luna questa settimana, più o meno tra mercoledì e giovedì, ma anche il fine settimana, fate attenzione perché l'incontro ci può essere, però potreste incappare in personaggi non tanto chiari, non tanto trasparenti, non tanto nitidi e vivere quella che è una profonda illusione condotta dall'incontro Marte-Nettuno, che può anche condurvi a incontrare personaggi già impegnati e che mentono, vi dicono una serie infinita di menzogne e a cui potreste anche cascarci, quindi potreste anche cascarci. Quindi fate attenzione perché questa settimana i pianeti vanno in quella direzione lì, non per tutti, ma per la stragrande maggioranza di voi. Ad ogni modo, il Cancro, che è un segno che sta riprendendo in mano la propria vita dopo momenti difficili, questa settimana riceve un bel lotto. Congratulazioni. Segno del Leone. Il Leone è tutta un'altra storia completamente, perché l'ingresso del Sole in Toro ha depauperato l'energia leonina, che seppur sostenuta da Venere e Mercurio al trigono arietino, quindi avendo anche una certa propulsione energetica, una certa spinta al compiere gesti istintuali, quindi pensando poco magari e agendo più di istinto che di pragma, comunque questo Sole, la quadratura del Sole stesso, rende i nativi del segno del Leone deenergizzati, quindi avvertirete molto questa settimana l'andare e vieni delle energie, della vostra vitalità. Ci saranno momenti, nello specifico con l'opposizione della Luna al Sole, ovviamente di transito e al vostro Sole quadrata, che si verificherà tra mercoledì e giovedì, quelli che sono momenti di affaticamento, di deenergizzazione, momenti in cui sarete più stanchi del solito. E se questo agisce sul corpo fisico, perché sono pianeti legati direttamente al corpo fisico, dall'altro lato abbiamo anche delle spinte istintuali che caratterizzano questa settimana, collegate, come dicevo poc'anzi, dal trigono di Venere-Mercurio, quindi sarete anche abbastanza pungenti nella manifestazione delle vostre idee, soprattutto se qualcuno non la pensa come voi. In supporto a questo trigono, la presenza di Marte, Nettuno e Saturno, che nell'ottavo campo solare vi spingono a essere interiormente molto più aggressivi, sia con voi che con gli altri. Quindi cercate di trovare una quadra, di trovare un centro, un equilibrio, e di cercare di vivere il più possibile questa settimana trovando ritrovando l'arte della diplomazia, perché in realtà in parte, proprio perché voi volete ricoprire sempre la maschera dell'eleganza, cercate e ricercate attraverso la diplomazia come strumento, come medium di questo desiderio di essere sempre aplomb e sempre eleganti, ecco, fa parte di voi. Ma questa settimana, con transiti di questa natura, avrete un po' di difficoltà nel trovare l'equilibrio che vi contraddistingue. Partiamo dai liberi professionisti, perché se da un lato il libero professionista può facilmente arrivare a stringere dei contratti anche con una certa dose di fortuna, contratti che prevedono degli spostamenti a medio-lungo raggio,
con clienti nuovi, ma anche con clienti di vecchio stampo. Forse molti stanno aspettando, diciamo, un rinnovo contrattuale da parte di un cliente, stanno aspettando che qualcuno rilasci un documento per poi avanzare in quella che è il proprio progetto o il proprio disegno professionale che avete pattuito tra voi e voi. Quindi siete in attesa di comunicazioni, ma questa settimana arriva delle comunicazioni, sono comunicazioni fortunate, sono comunicazioni di evoluzione circa i vostri progetti, sono anche comunicazioni che portano anche del denaro, perché se attendavate del denaro, vi viene sbloccato un conto corrente, vi viene rilasciato un finanziamento, quel cliente vi paga. Insomma, è un pupurrio di energie molto belle che arrivano al vostro sole e che vi conducono ad avere dei piccoli successi, ma appaganti. Stessa cosa riguarda i dipendenti, perché quel dipendente che stesse attendendo un rinnovo contrattuale, che stesse attendendo una chiamata di lavoro, che stesse attendendo un TFR, dei soldi arretrati, eccetera, 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 questa settimana li avrà. È una luna molto bella, la settimana parte bene con la luna in bilancia, a sestile del vostro sole, quindi si apre molto bene la settimana, avendo voi anche una certa carica nell'affrontare quelli che sono i 5 giorni lavorativi o 6 giorni lavorativi. Per quanto riguarda la coppia, ecco qui ci sono anche in questo caso un distinguo da fare, perché se il sole depaura l'energia è proprio vitale, la vitalità, quindi vi sentirete, come ho appena detto e ribadisco, magari più stanchi del solito, questo Marte, Saturno e Nettuno vi rende invece dei veri leoni sotto le coperte. Quindi se ci possono essere delle discrepanze caratteriali questa settimana con il vostro partner, la vostra partner, potete compensare con l'atto carnale, perché lì Marte vi concede nell'ottavo campo solare, avvicinatosi a Nettuno, di essere molto più creativi, di essere veramente avere un'attività importante sotto le coperte, che in alcune circostanze può essere un'ottima compensazione in mancanze relazionali. Sebbene alcuni psicologi che se sentissero questa affermazione, insomma, inorridirebbero. Ma in realtà dobbiamo anche fare i conti con la realtà, perché tante coppie, insomma, il loro trait d'union è la carnalità e ovviamente Leone, che è il re della foresta ed è il quinto segno dello zodiaco, quindi rappresenta appunto il sole, ma rappresenta anche la creazione, il quinto campo, rappresenta i figli, quindi rappresenta tutto ciò che è gravidanza, tutto ciò che è anche l'ingravidamento creativo, quindi non appartenente solamente all'archetipo scorpionico legato a Plutone, ma anche a Leone come cosignificanza del quinto campo solare, dunque ludico, divertimento, attivismo sotto le coperte, non solo, perché dall'attività sessuale vi è la procreazione e la gravidanza, e in questo caso i nativi del segno del leone, con questo popurio di pianeti in ottavo campo solare, non possono che, diciamo, esprimere appieno il potenziale della natura del segno e della casa di cosignificanza. Quindi bene i single che cercassero avventure, perché con la possibilità di un'accensione lunare tra il weekend e i primi giorni della settimana, la possibilità di carnalità non manca, quindi benvenga per tutti i nativi del Leone. Questa settimana diamo ai nativi del Leone un 7, congratulazioni. Segno della Vergine. Finalmente arriviamo ad un segno che sono più che contento di evidenziare come questo segno finalmente sia in crescita. Ora, questa settimana è una settimana che io definirei corridoio, perché è una settimana in cui i pianeti sono ancora in posizioni non fortunatissime, quindi non vediamo una Vergine scoppiettante o una Vergine pronta a rimboccarsi le maniche con fiducia nella vita e negli altri. Vediamo una Vergine che, grazie all'avvento del Sole in Toro, al trigono della costellazione Virginia, comincia a riprendere fiducia di sé, degli altri, della vita, comincia a rimettere per iscritto quelli che sono i propri progetti, comincia a fidarsi di più della vita, comincia a vedere quella lucina piccolina piccolina in fondo al tunnel, perché sappiamo che la Vergine decade prima, decade dopo, ha vissuto dei momenti in cui ha decostruito tutto ciò che era inadatto a seconda della vita di una costruzione, di una continuità. Chi ha distrutto una storia d'amore o chi ha visto distruggersi in mano una storia d'amore, chi ha cambiato lavoro, chi è stato licenziato, chi ha avuto delle difficoltà lavorative importanti, che ha deciso, appunto, che lo ha portato o l'ha portata a
a cambiare strada lavorativa, insomma, chi più ne ha più ne metto non ha avuto il suo, chi ha avuto la perdita di un caro, chi ha avuto situazioni che l'hanno visto protagonista di un cambio vita, più o meno notevole, più o meno rilevante a seconda della costituzione planetaria del vostro singolo zodiaco. Ricordo sempre che quello che noi stiamo analizzando adesso è un'oroscopia generale, quindi vediamo secondo la statistica e le leggi astrologiche contemporanee quelli che è il range, il ventaglio interpretativo, lo spettro interpretativo dei pianeti, seppur letti in modo tecnico, ma comunque interpretati secondo il ventaglio interpretativo. Diverso è il colloquio, pardon, individuale, in cui ognuno nasce con una propria cerchia zodiacale e da lì si vede il proprio futuro e si vede quello che capiterà. Le camere energetiche che attraverserai nel prossimo futuro possono essere visionabili esclusivamente da una lettura oroscopica individuale del tema natale. Comunque, tornando alla Vergine, questo sole apre pista di modifiche, di cambiamento. Arriverà poi la Venere, Mercurio nel segno del Toro, che aprirà nuovamente le danze ai nativi del segno della Vergine e regalerà dei successi. Una rinascita lavorativa, una ripresa del contatto con un datore di lavoro. Quindi nascono delle situazioni per cui i nativi della Vergine nel corso dei prossimi mesi riprendono contatto in modo importante con la vita. Questa settimana rimane una settimana ancora un po' in sordina, in cui c'è questa lucina in fondo al tunnel. Vi è anche per voi una graduale crescita in arrivo, quindi il libero professionista si prepari perché arriverà una stagione, soprattutto in estate, in cui lavorerà molto, si sposterà molto, guadagnerà tanto. Andrà anche a chiudere tutte le situazioni precedenti, ancora magari inconcluse, anche dal punto di vista giuridico, e vi è proprio una rinascita, andando a chiudere un capitolo precedente della propria vita. Sta per arrivare un grande momento. Il libero professionista questa settimana va un po' a spizzicare quelli che sono contatti, clienti o situazioni che già ha vissuto in qualche modo e da cui può trarre ancora un parziale vantaggio. Ma quello che vi sto parla di cui vi sto parlando io è qualcosa di meraviglioso che capiterà appunto nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, che decreterà i nativi della Vergine come uno dei segni in grande miglioramento nella seconda parte del 2024 e anche 2025. Idem, la presenza di Marte che rimane all'opposizione del vostro Sole, quindi convoglia in particolar modo la parte finale del segno, ma non solo, perché Saturno poi lavora per i primi gradi, i secondi gradi, quindi la prima decade e la seconda decade. In qualche modo questa della Vergine è una costituzione energetica in graduale cambiamento. Lo ribadisco, lo risottolineo ancora, perché questa settimana, di fatto, se non fosse per l'attivazione della Luna, splendida peraltro, nelle giornate centrali della settimana, sareste ancora così un po' in bilico, fluttuanti tra gli elementi positivi e gli elementi negativi. Quindi sappiate molto bene, anche voi dipendenti, che tutto sta per cambiare. Se la vostra collaborazione lavorativa, il vostro lavoro di dipendenza non funziona più, anche voi progettate, usate questo sole al trigono del vostro sole Virginio perché è un toccasana soprattutto per i progetti futuri. La coppia che ormai è scoppiata con transiti del genere deve prendere atto che non c'è futuro, quindi il concetto di compagnia, il concetto di avere qualcuno accanto per sentirsi completi, qui non poggia più nella realtà. Quindi molti di voi che ancora non avessero fatto questo cambiamento a breve saranno protesi nel farlo. Anche qui invito ad ascoltarsi attentamente e soprattutto a capire che forse il passato va lasciato alle spalle e bisogna aprirsi al futuro. Perché se non lo capirete voi e se ancora la vita non ve l'ha portato, non vi ha condotto questo cambiamento di cui stiamo parlando, che è un cambiamento karmico e quindi a voi destinato, nei prossimi mesi lo farà. Stessa cosa riguarda i single, cioè quei single che fossero stati da tanto tempo soli. Ecco, c'è una novità in arrivo per voi, un nuovo incontro, una persona che può rendervi felici e sereni e una persona che può accompagnarvi. Per, non dico completamente, per una parte della vita, perché capire se una persona può durare per sempre o meno, bisogna lavorare attraverso quello che si chiama sinastria, cioè uno strumento astrologico che consente la comparazione tra lo zodiaco di un partner e lo zodiaco dell'altro partner. Tuttavia, questi pianeti,
porteranno i nativi del segno della Vergine, che da tempo sono single, a cambiare, a modificare radicalmente questo status, perché i pianeti vogliono una modifica radicale della vita dei nativi della Vergine. Quindi la modifica radicale per i single ormai incalliti è quella di un nuovo incontro, e per molti di voi vi assicuro che la vita vi condurrà a questo nuovo incontro. Se volete poi sapere nello specifico, vi invito sempre a fare un colloquio privato, i numeri che vedete qui in sovraimpressione. Intanto questa settimana la Vergine è ad un'ottima posizione nella classifica, proprio perché il Sole vi favorisce e quindi vi invita a riprendere in mano con fiducia la vostra vita, perché sono in arrivo veramente mesi sorprendentemente positivi. Diamo alla Vergine un 8 meno. Congratulazioni. Segno della Bilancia. Questa è una settimana che continua anche per i nativi della Bilancia sulla falsariga della settimana precedente, perché abbiamo dei pianeti che non sono certo carini, affabili con i nativi del segno. Abbiamo Mercurio, abbiamo la Venere. È vero che il Sole è ingressato, sta per ingressare, ingresserà nel segno del Toro. Quindi comunque esce da quell'assetto negativo che sino ad oggi ha generato per voi nativi della Bilancia. Quindi un lieve miglioramento grazie alla posizione del Sole sicuramente si farà sentire. La settimana non apre egregiamente perché la Luna è nel vostro segno, attiva questa opposizione importante di Venere e di Mercurio, e va a sancire quello che è un momento di ostacolo, di difficoltà, di blocchi, di fermo. Ci sono dei contraddittori con qualcuno, si manifestano dei ritardi, degli ostacoli. Questo riguarda sia il lavoratore autonomo che il lavoratore alle dipendenze, che comunque si troverà in qualche maniera, avrà una sensazione di prigionia, di pressione importante e notevole, che potrebbe anche indurlo a momenti di umoralità molto significativi, soprattutto appunto nei primi 2 giorni della settimana. Il weekend è molto più positivo, la Luna ha un'apertura completamente diversa al vostro Sole, ed è garanzia in qualche modo di sblocco, stimolo, sviluppo di faccende che, se nella settimana le sentite particolarmente pesanti, nel fine settimana invece trovano un forte alleggerimento. Un momento in cui la Bilancia sta in sordina realizzando, comunque comprendendo. C'è chi della Bilancia sta cercando di comprendere il proprio futuro e lo fa pianificando, organizzando, ha dei sogni che vuole realizzare. C'è chi magari è in preda a un'evoluzione, in preda a momenti di isterismo, di dispersione, di difficoltà, perché si sente nella necessità, nell'obbligo di compiere quel salto in avanti. Quindi vive un po' di ansie, di preoccupazioni per ciò che avverrà e quello che sarà il passo successivo da compiere. È un momento in cui, nel sottobanco dell'emozione, la Bilancia sente di dover cambiare qualcosa o si avvicina a un cambiamento. Ovviamente questa settimana, ribadisco nuovamente, non è una settimana ad hoc, è una settimana in cui Venere e Saturno generano ancora una forma di quinquance in tutto quello che è il sesto campo, vale a dire che le questioni lavorative, finanziarie e della routine del quotidiano sono sicuramente primarie, principali, e hanno un ruolo rilevante rispetto ad altre faccende. Detto ciò, passiamo alla lettura di queste quattro macro categorie che trattiamo nei nostri oroscopi. Allora, i liberi professionisti li distinguiamo dai dipendenti perché hanno ovviamente una interpretazione completamente differente, seppur le energie siano simili, ma praticizzate nel quotidiano hanno ovviamente una levatura completamente differente, una tipologia completamente differente. Certamente il professionista doc che si trova di fronte a un momento di crisi lavorativa vorrà prendere la propria vita e tagliare rami secchi del passato, tagliare collaborazioni, allontanarsi da situazioni ormai sterili e andare a chiudere tutto ciò che è difficile, che risulta pesante. Marte in questo vi aiuterà a partire dalla settimana prossima, ma state comprendendo bene che un ciclo di vita si sta chiudendo e se ne sta aprendo un altro, e quindi necessitate di aria nuova e rinnovamento. Stessa cosa riguarda il dipendente, che se non si trovasse bene all'interno di un'azienda, non tanto perché l'ambiente è tossico, ma perché ci sono delle reali difficoltà nell'ambiente di lavoro, dettate magari anche da un momento di crisi dell'azienda stessa, si guarderà altrove. Questo è un momento in cui andate a sostenere maggiormente tutti i pensieri circa il cambiamento che avete avuto nei mesi precedenti. Questo momento
momento in cui tirate remi in barca e fate delle considerazioni importanti volte appunto a un cambiamento che si attuerà soltanto a partire dal mese prossimo, quindi da alcuni giorni, dalla settimana prossima, da alcuni giorni a questa parte già sentirete l'energia ancora in una propulsione ancora più attiva rispetto ai precedenti, quindi avrete ancora uno stimolo maggiore per cambiare ciò che dovete cambiare. Certo, la bilancia vive delle altalene emotive notevoli, soprattutto nelle relazioni, perché la coppia con transiti del genere viene messa a dura prova, delle incomprensioni, delle incompatibilità, dei momenti di distacco non necessariamente legati a dei dissapori, ma anche a degli obblighi esterni. Faccio un esempio: il partner lavora nel settore pubblico e viene momentaneamente trasferito, quindi c'è un distacco provvisorio, e questa Venere, questo Mercurio, questo Marte, questo Saturno vanno un po' a disegnare quello che è l'immagine di un momentaneo raffreddamento delle intensità nell'espressione delle emozioni. Stessa cosa riguarda il single, che se da un lato vive di tutto questo concentrato energetico nel settimo campo, che può anche per un single essere letto in modo positivo, cioè la ricerca del piacere attraverso gli incontri col prossimo, sia essi amicali, dunque superficiali, legati alla mondanità, alle chiacchiere, a una convivialità a pranzo, a cena o durante la ristorazione, durante il momento di approvvigionamento. Viceversa, single può dedicarsi anche a situazioni più di passione, di carnalità, situazioni più dedite a quella che è la propria natura carnale, che sarà comunque accesa da un quinquance che è garanzia da Marte di Marte in Pesci, Saturno in Pesci, in concorso a Nettuno, di grande creatività sotto le coperte. Quindi non mancheranno gli slanci e la vena creativa anche sotto le coperte. Un momento molto bello per gli artisti, per i creativi. La bilancia è il segno dell'arte, o quantomeno dell'invenzione, dell'innovazione, dell'idealismo, in concorso al segno dell'Acquario e in parte anche quello dei Gemelli, essendo segno d'aria, secondo segno dunque governato da Venere, che è l'edonismo per eccellenza, la bellezza, ma anche la capacità di essere armonici e alla ricerca di un equilibrio. È un'ottima settimana soprattutto per chi non avesse niente da perdere. Faccio un esempio: tutti quei giovani che vivono ovviamente senza muoversi all'interno di un progetto di vita, proprio perché l'età non lo consente, vivranno questi pianeti in una maniera molto leggera. Infatti sappiamo che l'astrologia ha una valenza e un significato psicologico quando il bambino comincia a integrarsi nella società, avendo anche dei progetti, dei goal personali e professionali. Dunque l'astrologia in quel caso diventa proprio una bussola di indirizzo del comportamento della psiche del bambino stesso, pure se del bambino e dell'infante, del bambino e poi dell'adulto. Ben sappiamo anche che l'astrologia, oltre ad essere una bussola per persone inserite nella socialità, per persone sociabili, è anche uno strumento che permette di capire la natura psicologica del soggetto, ma questi sono oroscopi previsionali, quindi sono riferibili per l'appunto alle previsioni nei quattro ambiti indicati per tutti i segni. Diamo alla bilancia un 6, segno dello Scorpione. Allora, lo Scorpione questa settimana ha una settimana buonina, nel senso che si prepara a vivere veramente un cambio energetico incredibile, e ben venga, perché lo Scorpione Doc si è trovato negli ultimi tempi ad essere molto pressato o da una condizione lavorativa che poco ha funzionato o da una relazione che non ha dato un colore felice alla vita, un colore vivace alla vita, ma al contrario l'ha ingrigita, rendendola malinconica o particolarmente difficile per l'incompatibilità che spesso e volentieri molte coppie dello Scorpione hanno manifestato nel corso di quest'anno. Lo Scorpione viene da momenti difficili della propria vita. Sappiamo che lo Scorpione è il segno della morte simbolica, governato da Plutone, da Ade, dio degli inferi, che in qualche maniera è un dio allo stesso livello del fratello Giove, capo supremo del Pantheon. Quindi anche qui lo Scorpione capirete bene che ha un maestro e un'energia che lo rappresenta davvero importante, cioè è uno dei segni che è garanzia del rinnovamento. Non per niente lo Scorpione è rappresentato esotericamente dal serpente che cambia pelle, ma che rimane sempre in vita con una veste diversa, e nella mitologia
classica, ma anche nella mitologia anche ellena, come un dio riformatore, perché Ade, che era un dio riformatore, che in qualche maniera aveva un proprio mondo, il mondo dell'occulto, in cui giungevano le anime disincarnate, no? Secondo quella che è poi il diktat che è stato proposto dal mondo mitologico. Questo per dire quanto i nativi dello Scorpione sentano propri cambiamenti, sentano interiormente sulla propria pelle i cambiamenti. Perché questo? Perché lo Scorpione è il simbolo supremo del cambiamento e diciamo che in questo momento i nativi del segno dello Scorpione hanno dal canto loro, per indicante un cambiamento, Giove. Molti hanno avuto problematiche di lavoro, molti hanno avuto problematiche di cuore. Questo è un momento in cui con Saturno e Marte al trigono, questi cambiamenti vengono a essere poi acuiti, sviluppati ed evoluti al mille per mille. Abbiamo Venere, abbiamo Mercurio in una posizione di sesto campo solare che garanzia ancora questa settimana di buone nuove sul lavoro. Quindi, se vi vedete attanagliati dal desiderio di cambiare e della difficoltà nel farlo, questa settimana molti di voi l'ago della bilancia lo faranno pendere verso lo stare dove stanno, perché il lavoro questa settimana pare essere molto più felice, molto più fluido, soprattutto per i lavoratori autonomi che avranno possibilità di contratti maggiori, di collaborazioni maggiori, di percepire maggior denaro, quindi anche provvigioni, di avere anche un'apertura verso nuove collaborazioni volte a quel cambiamento lavorativo che da tempo attendete. Questa situazione di passerella, diciamo, al cambiamento, la vivranno anche i dipendenti, tutti coloro soprattutto che non stanno bene all'interno del posto di lavoro, con transiti così importanti, così tosti, avranno l'opportunità di cambiare aria e riusciranno a farlo al 100% grazie ai pianeti, a tutti i pianeti che fagocitano un cambiamento graduale ma presente, già in atto. Il dipendente che sta bene dove sta non si esclude assolutamente a breve una possibilità in più, una possibilità diversa di avere o un lavoro parallelo o di cambiare lavoro attraverso quelli che sono poi i moti planetari che ci saranno e si metteranno in atto nella seconda parte dell'anno. Ma questa settimana è uno Scorpione che il cui, diciamo, momento climax energetico primario l'abbiamo con la Luna nel segno nelle giornate di mercoledì e giovedì, momento in cui si attiva nuovamente l'opposizione di Giove, soprattutto per la terza decade, che è garanzia di quel qualcosa in più che segna un'espansione, un'evoluzione, diciamo, un gradino in più, ecco, rispetto a quello che si vuole realizzare. Parliamo della coppia. Non si esclude che l'opposizione di Giove, il trigono di Marte e Saturno, indichi per l'appunto per coppie ormai disfatte dalla routine, dalla vita e dal destino stesso, perché poi ovviamente anche gli incontri che sono a noi destinati hanno una scadenza, perché l'evoluzione comporta la conoscenza di anime differenti che in qualche modo sono magnetizzate a noi per un volere divino, ma non un volere di Dio, ma il volere della nostra anima superiore, che è il nostro Dio interiore, e in questo caso ci permette questo Giove di cambiare aria, di voltare pagina, laddove una coppia veramente non funziona. Questa settimana tutti gli strumenti pragmatici, cognitivi sono al massimo, quindi capirete benissimo il partner, capirete che determinate cose sono insopportabili, non potrete più concepirle, capirete molto bene che questo è il momento di voltare pagina. Così come la coppia ormai affaticata, ormai sfinita, capirà e consapevolizzerà tutto e magari non sarà ancora così pronta per voltare pagina. Questo accadrà poi nella seconda parte dell'anno, e quindi la prima parte dell'anno diventa più una parte di coscienza, cioè una parte in cui il soggetto interiorizza e si consapevolizza che quella cosa lì non funziona. La seconda parte dell'anno prende atto di un reale cambiamento e mette in atto questo reale cambiamento, molto probabilmente con Marte in Toro, quindi nel periodo estivo. Ma detto ciò, poi è chiaro, bisogna valutare il singolo zodiaco, però questi oroscopi generali lavorano anche su quello che è il seme di Giove, che va a essere sotterrato col suo passaggio da un anno a questa parte della sua presenza in Toro. E detto ciò, i single possono nonché cambiare quella che è la loro condizione da single. Non escludo assolutamente, non escludo affatto che molti di voi abbiano già incontrato una persona che magari non era completamente in linea con le proprie aspettative, magari questa persona era impegnata, magari questa persona non era fisicamente piacevole.
scatta anche diciamo, l'ormone, no? Soprattutto per il segno dello scorpione, che è il segno dell'occulto, ottavo segno è il segno del sesso. Qui entreremo anche in una, diciamo, descrizione epistemologica del segno dello scorpione, cioè come mai il segno dello scorpione rappresenta il sesso e il sesso è nella sfera dell'occulto. Qui entreremo in quelli che sono i dogmi della religione cattolica che ha condizionato l'astrologia nel corso del tempo, definendo anche dei principi primi archetipi, archetipici del segno dello scorpione, tra cui il sesso come elemento occulto, perché il sesso ovviamente non era vissuto in modo libero a causa della religione cristiana che impediva, cattolico-cristiana, che impediva la libera espressione sessuale perché vedeva l'atto sessuale carnale in sé come un peccato. Detto ciò, i single con transiti di questa levatura sono assolutamente in linea con quello che è Giove, con i nuovi incontri, possibilità di esternare il proprio piacere tramite incontri carnali e tramite l'ottenimento anche di traguardi personali volti alle nuove conoscenze. Quindi se qualche singolo avesse puntato la propria persona del cuore o persona carnalmente simile o comunque c'è un piacere di fondo, ecco, questa settimana tutti questi pianeti sono veramente volti a una soddisfazione. In via generale, lo scorpione rispetto ad altri segni si aggiudica un mero 6,5. Sagittario. Sagittario questa settimana è una bella settimana, una settimana in cui non sta proprio nella top chart, ma è sicuramente un segno che sta veramente per trasformarsi in toto. Parliamo dell'opposizione di Giove che a partire dal mese prossimo lavorerà per un anno intero per tutti i nativi del segno del Sagittario, quindi andrà a decretare un distacco dal passato, un distacco dalle origini, può essere un allontanamento da un proprio familiare, un allontanamento dal proprio partner, un cambiamento del lavoro, quindi è in arrivo per il nativo del Sagittario un cambiamento volto alla chiusura di un ciclo karmico. Detto ciò, i transiti di questa settimana sono molto buoni in fatto di piacere mondano, sociabilità e di spostamenti, quindi potete ben comprendere quanto il libero professionista e l'imprenditore che sta aprendo un business estero o lontano da dove risiede possa con transiti di questa levatura avere un successo assicurato, perché lo stesso Giove che ci racconta di una conclusione di un ciclo di vita è uno stesso Giove che ci ricorda che dove si chiude una porta si apre un portone, quindi anche l'imprenditore che stesse realizzando un progetto così importante è ovvio che questo Giove è una soluzione vincente, la chiave d'oro vincente a tutte le problematiche. Quindi vedete che il Sagittario è addirittura d'arrivo verso la realizzazione di un progetto, così come verso un cambiamento che consentirà poi indossare vesti diverse affinché vi sentiate diversi e abbiate ricopriato una nuova identità sociale. Sagittario è il segno del lontano, quindi ha delle mire molto lontane, ha degli obiettivi molto lontani, è molto ambizioso. Potrà questa settimana il libero professionista, entrando nello specifico delle quattro macro categorie, ottenere tanto tanto dalla collaborazione con un eventuale socio o un'eventuale persona interessata ai progetti economici e finanziari che avete. Una settimana bella perché sarete anche molto ottimisti, galvanizzati da queste energie, quindi riuscirete in tutto e per tutto nei vostri intenti. Avrete una vivacità, una brillantezza, una veracità nel modo di esprimervi, ma vincente, positiva, ottimista, che sarà veramente catturante chi vi circonda. Il magnetismo non vi manca, questa settimana lo dimostrerete in toto. Per quanto riguarda i dipendenti, l'attenzione va posta sulla quadratura Saturno-Marte, che ancora questa settimana lavora all'interno del segno, principalmente toccando la terza decade, ma sappiamo bene che al di là di tutto questo, sì, questo, diciamo, questa suddivisione astrologica in decadi è riferibile ad un'astrologia arcaica, un'astrologia classica. Oggi l'astrologia moderna, con i nuovi astrologi moderni contemporanei, tendono a non distinguere più la decade, pur essendo importante in un'analisi di un tema natale, cosa che invece non è nell'oroscopia generale. Ma tolta questo tecnicismo, il Sagittario questa settimana si trova a vivere in modo molto, molto
molto diretto tutte quelle relazioni lavorative che non funzionano, perché il transito di Saturno, Marte in congiunzione a Nettuno, la quadratura del segno, può portare dei momenti di cui pro quo, dei momenti importanti di chiarimento con chi detiene potere o con chi lavora a stretto contatto con voi. Ciò non è assolutamente negativo, ma è positivo, perché vi consente non solo di esprimere il vostro dissenso, che magari spesso e volentieri un po' per mancanza di coraggio, per tutelare la vostra posizione professionale o per altre ragioni evitate di esprimere anche in modo intelligente, ma questa settimana i pianeti spingono e spingono verso una posizione di reale evoluzione di uno status professionale che pare essere ingombrante o simboleggiare una prigionia nella vostra libera espressione, quindi uscirete dalle barriere, dagli schemi preposti per voi. Benissimo anche il dipendente che stesse cercando un posto di lavoro nuovo, perché ha la possibilità di trovare un nuovo incarico lavorativo. Mercurio lavora per voi, la Venere altrettanto, il Sole ingressa in quello che è il vostro sesto campo, simbolo dello sblocco lavorativo, e qualcosa di nuovo sta per giungere a voi. Quindi a breve giungerà una situazione nuova e felice per molti di voi, e le acque questa settimana pulite si muoveranno. La coppia, anche qui siete di fronte ad un bivio, il Sagittario qui deve compiere un salto di qualità. Come avviene un salto di qualità? Il salto di qualità in generale nella vita avviene tramite dei conflitti. Conflitti che possono essere espressi, quindi dei litigi veri e propri di due persone, o conflitti interiorizzati. Conflitti interiorizzati vale a dire che noi abbiamo un patrimonio genetico che in concorso alla nostra interazione con la realtà ci permette di dare delle risposte a degli stimoli. Questo cosa significa? Significa che se avete accanto qualcuno che sino ad oggi avete tollerato, siete in una fase di conflitto interno, se starci o non starci per intenderci, e questo conflitto sarà poi, porterà ad una risultante importante legata ad un cambiamento della vostra identità, perché adotterete delle posizioni nuove verso l'elemento di disturbo, tanto da cambiare il vostro status operandi, il vostro modo di vivere. Ed è importante questo momento, perché i pianeti sanciscono per voi un cambio di identità, non solo sociale ma anche interno, e senza un conflitto, qui parliamo ovviamente delle relazioni, siamo nell'ambito delle relazioni, siamo nelle macro categorie legate a coppie single, nasce una vostra nuova identità sociale volta ad un'evoluzione della vostra persona. Quindi questo è una teoria costruttivista, cioè la nostra capacità di costruire attraverso gli eventi il nostro carattere, il nostro comportamento, si rifà agli studi psicologici, psicoanalitici di Piaget, quindi uno psicologo che studiò proprio il sistema costruttivista. E quindi il Sagittario questa settimana sposa appieno la necessità di entrare in conflitto con sé, con gli altri, tanto da riuscire in qualche modo a trovare una nuova soluzione grazie a nuove modalità operative. La coppia, se non funziona, sarà condotta ad un taglio radicale attraverso un conflitto. I single, tramite un conflitto interno nella comprensione del proprio sé e delle proprie volontà, troverà una soluzione ad eventuali problematiche, non solo verso un senso di solitudine che può aver nutrito, fomentato nel corso degli ultimi mesi, tanto da essere compensato con degli eccessi di uscite mondane e degli eccessi di amicalità anche con personaggi che non sono completamente in linea col proprio modus operandi. E quindi c'è anche qua una rielaborazione del proprio sé attraverso un discernimento tra la propria volontà, lo stare bene con se stessi e lo stare bene con gli altri, andando poi a discernere, a selezionare attentamente la cerchia delle amicizie a voi congeniali. Questa settimana il Sagittario è premiato con un 7,5, congratulazioni. Segno del Capricorno. Allora, i nativi del Capricorno invece sono nella top chart del segno di questa settimana. Partiamo subito con quella che è un'analisi generale dei pianeti relativi al segno del Capricorno. Se da un lato Saturno e Marte insieme a Nettuno dai Pesci generano un bel supporto al Sole capricornino, perché sono in una posizione che è definita di sestile, peraltro ottimamente accesa a partire da mercoledì e per il resto della settimana, dall'altro abbiamo pianeti come Venere e Mercurio che quadrano il Sole, quindi in un campo diciamo non fortissimo, la quadratura di Venere e Mercurio può indurre il Capricorno
giorno ad avere dei momenti di umoralità, quindi dei momenti in cui l'umore non è stabile, manca di coerenza decisionale e può accendere delle micce sterili con persone attorno a sé, quindi andando a generare dei contrasti inutili e sterili proprio per questa forma di quasi ozio, quasi pigrizia energetica che viene generata da una condizione di ordinario che il Capricorno vive e che a tratti reputerà pesante. Quindi è come se decidesse di dare una sferzata alla propria vita andando a generare dei conflitti sterili e inutili. E dietro sicuramente c'è un comportamento infantile. Questa settimana il comportamento infantile di molti nativi del Capricorno, soprattutto uomini, si farà sentire. Ovvio è che nell'ambito del lavoro spesso e volentieri se siete liberi professionisti potete adottare un atteggiamento anche autoritario o autorevole, mi auguro autorevole con chi dipende da voi, ma è una settimana in cui la forza espressiva e la forza comportamentale non vi mancheranno, quindi vi sentirete veramente tosti, veramente forti, pur nella vostra interiorità sentirete le fragilità di cui abbiamo esposto nell'incipit del video. Detto ciò, lavoriamo con quella che è la sfera pratica, cioè non più la sfera emotiva, ma la sfera pratica. Se abbiamo visto che per molti Capricorno, detto gergalmente, mancherà un po' il pathos e l'emozione, tenderanno a essere un po' provocatori, un po' capricciosetti, a essere autoritari e autorevoli, a decidere per sé, magari poi cambiando idea spesso, vediamo che nella coppia invece il Capricorno cercherà avere una relazione più che equilibrata con il partner, perché cercherà di appoggiarsi il più possibile al partner per sentirsi completo. Anche in questo caso la quadratura di Venere e Mercurio lavorerà tantissimo per i nativi del Capricorno, perché permetterà loro anche di trovare, soprattutto i single, delle persone con cui poter passare del tempo e sentirsi in armonia e entrare in sintonia con persone accanto, perché il Capricorno ha bisogno di questo in un momento in cui da un lato vorrà costruire il proprio futuro con la persona accanto, dall'altro vivrà dei momenti altalenanti umorali, quindi vorrà avere la sicurezza o qualcuno accanto su cui appoggiarsi. Qualora i single non avessero una persona valida su cui appoggiarsi, si rifaranno nell'ambito del lavoro, perché questi pianeti, con l'ingresso del Sole in Toro, generando un trigono a questo Sole capricornino, vogliono che il segno del Capricorno si senta importante, quindi cercherà di scaricare tutte quelle che sono le proprie fragilità, andando ad avere un certo temperamento, comportamento serio, stabile, organizzato, amministrativo nell'ambito del lavoro. Quindi è una settimana in cui c'è un combattimento interno ed esterno notevole per i nativi del segno. Perché siete allora al primo posto? Perché se queste persone capricornine che hanno già preso in mano la loro vita non si ritrovassero in questo incipit, chiamiamolo così, anche se è un pochettino più di un incipit iniziale, è perché hanno già fatto quel passo in più. E qui entra in gioco tutto il lavoro di Plutone avuto, tutto il lavoro di Saturno avuto, l'attuale lavoro di Urano che è in stretta connessione attraverso un trigono al vostro segno. Quindi parliamo di un Capricorno, qualora non vi siate ritrovati nella prima parte, evoluto. Capricorno evoluto in questo caso, e mi auguro che tanti di voi che mi stanno sentendo siano così, avrà dei notevoli passi in avanti questa settimana, perché il lavoratore autonomo avrà la possibilità di tagliare contratti e contatti non più funzionali alla propria crescita e andrà verso collaborazioni di successo e lungimiranti anche in termini finanziari e durature nel futuro. Il dipendente ha la possibilità di aggiustare attraverso una grande equilibrazione tutte quelle situazioni all'interno del lavoro che non funzionano, quindi avrà il savoir-faire, l'aplomb, anche lo charme, usando questi francesismi. Perché? Perché sarà in grado di essere egli stesso leader di una situazione, andando a dettare poi una forma di equilibrio che potrebbe anche venire a mancare, di cui potrebbe poi essere diretto responsabile. Quindi
avrà una capacità di leader notevole. Stessa cosa nella coppia, perché se la coppia è destinata a durare, questo è il momento, dopo una restablish iniziale in cui magari si discute e si trova un equilibrio nuovo, ci sono dei punti che devono essere trattati, delle situazioni che possono generare un marasma iniziale, ma che poi grazie alla vostra lungimiranza riuscirete a riequilibrare, ecco, potrete pensare al futuro costruendo. Forse ne arriva un matrimonio, forse ne arriva un figlio, forse ne arriva una convivenza, qualcosa è in arrivo. Qui parliamo dei capricorni evoluti. I single che avessero sofferto tanto da separazioni, abbandoni, lutti, da situazioni veramente pesanti, ecco, questa settimana si sentiranno molto forti, leader della propria vita. Non troveranno una persona con cui poter, diciamo, vivere in eterno, a meno che lo zodiaco vostro individuale lo consente, ma non ho ad oggi strumenti per potervelo dire. Restando ancora per gli strumenti che ho, vi dico che questa settimana, grazie a questi pianeti, voi sarete molto decisi, non vi perderete tanto in chiacchiere. Quindi, se c'è qualcuno che incontrate di poco serio, taglierete immediatamente e andrete altrove. Ecco perché questa settimana il Capricorno è bello bello tosto. Diamo al Capricorno un 9 meno. Segno dell'Acquario. Gli amici dell'Acquario hanno una vera e propria rinascita in atto, così un po' come tutti i segni di aria, ma ecco, meno fra tutti i gemelli, ma gli Acquari sono di fronte ad una vera e propria rivoluzione. Parliamo innanzitutto dell'imminente ingresso di Giove nel segno dei gemelli, che è fratello, amico degli Acquari e che garantirà poi un grande successo, un trionfo, una rinascita, non solo in termini quotidiani di lavoro, piuttosto che di amore, con un incontro anche importante. Importante che potrebbe giungere a partire da maggio del 2024 fino a maggio 2025, ecco, si apre una grande parentesi legata anche a possibilità di incontri notevoli e importanti. Dall'altro anche la presenza di Venere e Mercurio al sestile del Sole, che questa settimana va a essere spinta, evidenziata dall'ingresso della Luna in Sagittario proprio verso la conclusione di questa settimana, andando a creare un bel effetto ombrello di sostenimento del Sole acquariano. È una settimana molto felice, molto positiva. Non possiamo dimenticarci che intanto però Giove si trova ancora alla quadratura, in congiunzione orana, alla quadratura della decade finale del segno. Pur lavorando, come abbiamo sempre detto, su tutto il segno in toto, perché l'astrologia l'oroscopica generale non deve, secondo i dettami astrologia contemporanea, dividere i decani, le decadi. E quindi in questo modo si arriva ad una lettura energetica più realista rispetto ad altre. Tuttavia, i transiti di questa settimana favoriscono l'evoluzione acquariana anche in termini di progetti, di progettualità. C'è un'evoluzione, un'espansione, un ampliamento del concetto di progettualità che già caratterizza i nativi del segno, e questa settimana con questi pianeti abbiamo veramente un exploit per voi, amici dell'Acquario. I liberi professionisti possono sperare in una collaborazione fruttuosa economicamente, in un nuovo incarico, in una collaborazione che può realmente comportare un'evoluzione della propria attività lavorativa. Se non si tratta di una nuova collaborazione, si tratta di una possibilità di guadagno che era inaspettata, quindi attendetevi buone nuove, soprattutto poi quando Mercurio si riattiva. Avrete la possibilità di avere anche più lavoro, vi sposterete di più, i guadagni saranno accentuati, avrete la possibilità anche di sentirvi in relazione al denaro più tranquilli, più in pace, più equilibrati. È un momento in cui i dipendenti dovranno invece fare i conti con qualcuno all'interno del proprio ambito lavorativo, con cui si è già da tempo, in maretta, con cui si ha una certa incompatibilità. Non vi preoccupate perché i pianeti anche questa settimana portano la vostra diplomazia ad essere vincitrice in toto qualora si manifestassero delle diatribe, delle controversie. Molto bene anche il rapporto di coppia. Con questi pianeti c'è il desiderio di progettare, di costruire. Questo è un acquario che sta uscendo da dei momenti difficili, da dei momenti bui, vede ad oggi il sole, sta cercando anche delle risposte tra sé e sé su qual è il futuro lavorativo di coppia che più lo compensa, che più lo rende felice, che più lo appaga. È un momento in cui rimane nel sottobanco emotivo quell'incomprensione, quella
tempesta, seppur lontana nel cielo dell'anima, ma ancora visibile, che vi lascia in qualche maniera ancora con degli enigmi e non avete ancora risolto tra voi e voi alcune incertezze che rappresentano il segno e che vi hanno caratterizzato negli ultimi tempi. È una settimana in cui il single può divertirsi, non solo per il concorso di Venere e Mercurio, ma anche per la quadratura di Giove che dà un certo pavoneggiarsi e una certa sicurezza interna molto buona, soprattutto per quei single e quegli acquariani molto sensibili. Sappiamo che l'acquario è governato da Urano e da Saturno, è un segno avanguardia, cioè volto all'originalità, alla creatività e tutto ciò che è anticonformista, ma al contempo detiene Saturno, quindi ha comunque una profondità d'animo volta ad essere uno dei segni più sensibili e sensitivi, insieme ai pesci e ad altri segni, Scorpione, Cancro, ma anche tanti altri segni connessi con l'io superiore. Quindi l'acquario questa settimana ha dei pianeti, anche il nodo stesso in sestile al sole, che sono un toccasana per l'anima, soprattutto per un nutrimento culturale, intellettuale. Sappiamo che l'acquario, molti acquariani amano stare a contatto con gli altri per nutrirsi delle proprie esperienze, delle esperienze degli altri e farle proprie, quindi una forma di imitazione, di emulazione volta alla crescita della spiritualità, ma anche della propria mente, del proprio intelletto. Diciamo che l'acquario vive di quello che io definirei egocentrismo intellettuale, cioè spesso e volentieri ha delle idee, dei dogmi, dei pensieri granitici e delle fondamenta ineluttabili del proprio modo di vivere, della propria visione della vita e dovrebbe, e soprattutto questa settimana potrà farlo, aprirsi anche al pensiero, alle idee differenti. È un segno tendenzialmente tranquillo che non ama le controversie, pur questa settimana con il concorso di Marte, Nettuno, Saturno essere vittima di qualche situazione infausta e infelice in cui ci si trova in mezzo, anche senza necessariamente esserne i protagonisti o colpevoli o anche vittime, però ci si può trovare in mezzo col concorso di questi pianeti nel secondo campo. Quindi, amici dell'acquario, fate attenzione. È una settimana in cui io comunque vi dico che i pianeti sono molto buoni, quindi non mi dilungherei e vi do un bel 8,5. Congratulazioni. Segno dei pesci, il segno dei pesci che è in pole position, direi anche meno male, no? Perché molti di voi mi scrivono poi in privato, ma quando noi pesciolini usciremo a rinascere, riusciremo ad avere i dovuti successi, le dovute evoluzioni di cui tu parli? Allora, questa è una settimana in cui rimane questa graniticità planetaria nel segno, quindi l'elasticità che contraddistingue la natura del segno dei pesci perché governata da Nettuno viene un po' meno. Saturno rimane transitante, rimane fino alla fine del 25, anche Nettuno entra e esce tra il 25, tra il 24, 25, 26, tra Nettuno e tra, pardon, i pesci e l'Ariete, quindi comunque la condizione di base del segno sta mutando, ma con forti gradualità. Marte intanto è nel segno, fortuna vuole che già dalla settimana prossima vi saluta e già dalla settimana prossima molti di voi potranno sentire meno quella fisseità che i pianeti vi hanno condotto ad avere. Per fisseità, nella sfera pratica, intendo la difficoltà ad accettare una condizione di vita che vi è stata imposta da qualcuno o la difficoltà ad accettare qualcosa o qualcuno o anche un evento che è accaduto che ha ad oggi su di voi ancora un forte impatto emotivo e su cui avete difficoltà ancora nell'elaborazione completa. È una buona settimana per tutti i lavoratori autonomi che avessero un'attività in proprio perché non mancherà una compensazione nel lato lavoro, tenderete a lavorare molto per raggiungere i vostri obiettivi e vi butterete a capofitto nel lavoro. Vivrete, diciamo, un affogamento emotivo tra voi e voi nell'ambito del lavoro, cioè sarete talmente immersi nel lavoro che a momenti, insomma, sarà proprio il lavoro a risucchiare completamente la vostra settimana. Bene per i liberi professionisti, perché dove c'è tanto lavoro c'è anche tanto guadagno. E questo lo sottolinea la presenza di Venere e Mercurio nel secondo campo, che è il campo del denaro, ma anche il campo del denaro ricevuto tramite il lavoro, il campo dei proventi e dei guadagni tramite lavoro. Quindi sia la Venere che Mercurio lavorano completamente a vostro favore nel campo del lavoro. Quindi i liberi professionisti non posso escludere che abbiano una buona remunerazione, dei buoni contratti, perché Mercurio ci racconta di comunicazione e contratti vincenti, magari anche
anche molti pesciolini che avessero ancora delle cause giuridiche aperte per una separazione, un divorzio, per chissà che levatura, per chissà che natura, ecco che potranno con pianeti del genere andare a risolvere una faccenda o comunque fare un passo in avanti risolutorio circa faccende giuridiche che vi hanno attanagliato sino ad oggi. Bene anche il dipendente, perché la stessa Venere, lo stesso Mercurio nel secondo campo garantiscono un ambiente lavorativo equilibrato e un'energia molto buona. Questa è una settimana bella per il giovane che stesse cercando lavoro, perché i pianeti ancora buttano le proprie energie, buttano il proprio seme in campi nuovi, in strade nuove, quindi accoglieteli al volo. La Luna non apre benissimo la settimana, perché l'apre in una condizione di quinconce, peraltro in un quinconce, diciamo, non straordinario, perché se vi spostate per lavoro tra lunedì e martedì, se lavorate con l'estero, possono esserci degli inghippi, possono esserci dei momenti in cui anche un appuntamento salta e dare una profonda altalena emotiva, regalarvi, donarvi malamente un'altalena emotiva che potevate sinceramente anche evitare. Ma così è la luna va, la luna viene nei segni, fortuna vuole che già mercoledì e giovedì lavori completamente a vostro favore, quindi garantendo anche un ripristino del vostro status emotivo e della vostra energia. È una settimana molto bella per le coppie, perché a breve c'è un passo in avanti, un salto di qualità che dovrete compiere. Questo Giove sta per ingressare alla quadratura del vostro Sole. È un Giove ancora che regala ai nativi dei pesci la possibilità di cambiare laddove necessario, lavori che non funzionano, amori che non vanno, ma nelle coppie in cui l'amore funziona e va a menadito, questo è un Giove veramente jolly, no? Un cartellino d'oro, vincente, e vi conduce appunto a elevare quello che è una relazione del cuore che vi portate avanti da tanto tempo con amorevolezza e ovviamente riuscite proprio nella seconda parte di quest'anno a portare a un 2.0 tramite un evento importante, matrimonio, convivenza, figli e chi più ne ha più ne metta. Anche un viaggio è consigliato dalle stelle per sancire quello che è una coppia 2.0, perché la base di questo Giove, la quadratura che avverrà da maggio, sarà proprio quello di condurre la vostra vita ad un livello superiore. Anche i single possono sperare, a differenza del Capricorno di cui parlavamo prima, i single possono sperare di incontrare anche una persona buona, buona dal punto di vista di evoluzione di vita. Perché questo Giove, perché questo Marte, perché questa Venere, questo Mercurio, perché la Luna, perché il nodo sono tutti in una posizione di rinnovati incontri. Quindi tutte le persone tutti i single, pesciolini che venissero da una relazione difficile, che fossero stati sino allora fermi, avranno veramente dei transiti vincenti. Quindi ci auspichiamo che riusciate in una maniera veloce e soprattutto congeniale, che questo incontro sia congeniale alla vostra natura, ad avere qualcuno accanto a voi. Le stelle comunque sono assolutamente positive in questo, quindi bene, bene, bene per i pesci, a cui destino un 9,5. Congratulazioni. Grazie per essere stati in mia compagnia, vi invito nuovamente a seguirmi qui la settimana prossima per gli oroscopi settimanali sul mio canale YouTube. Vi invito ad iscrivervi al canale e a seguirmi attraverso le trasmissioni di RTL 102.5 e sulle pagine di Novella 2000 in edicola ogni settimana, disponibile per voi per i consulti dal vivo e telefonici. Chiamatemi al 392 6462 555. Ciao!